Quello che vorrei illustrare questa sera è come l'idea di proprietà privata nella tradizione cristiana è un'idea che non corrisponde oggi a come siamo generalmente abituati a gestire questo istituto, che prevede un diritto assoluto sulle cose, mentre invece i cristiani hanno sempre saputo che le cose a disposizione hanno anche una funzione sociale, che deriva dal fatto che esiste una destinazione universale dei beni che Dio ha messo a disposizione dell'uomo, che devono essere utilizzati per sé e anche per gli altri, mai assolutamente per sé. Ecco, questo è un principio al quale dobbiamo nuovamente abituarci in un contesto odierno fortemente individualista, fortemente competitivo, dove si è perso di vista la dimensione della solidarietà e dell'aiuto reciproco in vista del bene comune, dove è possibile conseguire il bene personale di ciascuno nell'intento di perseguire come obiettivo il bene di tutti. È l'annuncio che è fatto costantemente dai padri della Chiesa e che è rilanciato e ribadito con energia da tutto il Magistero sociale, fin da Leone XIII ad oggi, con gli ultimi pronunciamenti del Papa Francesco. Ecco, penso siano dei punti, degli aspetti interessanti, soprattutto importanti sui quali riflettere e punti sui quali il Magistero della Chiesa, la tradizione teologica cristiana, la riflessione cristiana ha sempre avuto tanto da dire e da richiamare agli uomini.